che è dedicata alle prospettive di lavoro sul tema di cui parliamo oggi. Io sono Luca Marchesi, per chi non mi conosce, faccio il direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia e sono anche il vicepresidente del neonato Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. In questa veste mi toccherà anche chiudere al posto di Bernardo, che purtroppo ha avuto questo piccolo problema di salute e quindi non riesce a essere con noi, il professor De Bernardinis, presidente di ISPRA del sistema. Allora, la sessione del pomeriggio è dedicata al tema delle prospettive. Abbiamo tre interventi di taglio prospettico e poi proverei a fare con alcuni colleghi che ho coinvolto, insomma, qualche apertura ulteriore rispetto a quello che potrebbe essere lo sviluppo da dare ai nostri lavori in un contesto istituzionale profondamente innovato e rinnovato dalla disciplina appena entrata in vigore della legge 132. Il primo intervento è di Paolo Giandon, ARPA Veneto, verso la rete di monitoraggio del suolo. I 20 minuti li abbiamo dato a tutti i relatori. Prego Paolo. Grazie, ringrazio per l'invito a parlare di questo tema, che è un tema un po' nuovo, anche se da molti anni si parla della necessità di una maggior conoscenza del suolo, non solo laddove abbiamo dei fenomeni di inquinamento puntuale, no? Abbiamo parlato stamattina principalmente di siti contaminati, ma di conoscere il suolo così com'è sul territorio, no? Sul territorio in cui viviamo. Naturalmente, essendo un tema nuovo, io cerco di partire da lontano. Mi scuso se magari per qualcuno possono sembrare delle ovvietà, però il suolo presenta alcune particolarità rispetto alle altre matrici ambientali che bisogna tenere sempre presente quando si considera, si approfondisce, no? L'esigenza, le modalità con cui il suolo deve essere approcciato e quindi deve essere anche monitorato e conosciuto. Innanzitutto è una risorsa non rinnovabile, diciamo che non altrettanto si può dire ad esempio per l'aria e l'acqua, che hanno dei fenomeni di rigenerazione naturale e sui quali si può intervenire, no? Per riportare quelle matrici a uno stato originario. Per il suolo questo non è possibile, nel senso che una volta che si è deteriorato, alterato, inquinato, a maggior ragione anche consumato, quel suolo è finito per sempre, non ci sarà mai più. Bisognerà aspettare qualche migliaio di anni eventualmente per poterlo riavere. Un altro problema del suolo è che non si respira, non si beve, non si mangia, quindi l'uomo non lo percepisce, noi non lo percepiamo, non lo calpestiamo. E questo anche da un punto di vista emotivo, di percezione, di atteggiamento, porta a considerarlo meno importante delle altre risorse. Poi, a differenza di aria e acqua, è proprietà privata e questo è un altro elemento che ostacola il monitoraggio, perché se la proposta di direttiva quadro sulla protezione del suolo europea è fallita, se la legge sul consumo del suolo, il disegno di legge da 5 anni che è in Parlamento e ancora si fatica, ha superato una Camera, ma ancora è al Senato in discussione. Non è a caso, questo vuol dire che gli interessi sono molteplici, sono sensibili, sono consistenti e quindi anche l'amministrazione pubblica, no, il legislatore stesso fa fatica a determinare degli obblighi e dei vincoli. E quindi è anche per questo che non ci sono reti di monitoraggio, non ci sono leggi di protezione al momento in Italia, alcuni altri paesi ce l'hanno, però attualmente è così. Però bisogna ribadire che il suolo è una risorsa ambientale a tutti gli effetti, lo è, quantomeno alla stessa stregua di aria e acqua. Questo, ho rubato questa simbologia, no, agli antichi greci, ma voglio dire, gli elementi fondamentali che costituiscono l'ambiente fisico in cui gli organismi viventi stanno dentro sono questi: aria, acqua e suolo. Quindi, ma allora perché, ci si domanda, l'aria e l'acqua sono monitorate, sono, diciamo, il core business, se vogliamo, delle agenzie ambientali, no? I temi su cui lavoriamo principalmente, perché invece, dal punto di vista del monitoraggio in particolare, perché il suolo no? Torno a quello che dicevo prima, no? Così rafforzo i concetti che ho espresso prima.
non c'è una percezione del suolo. Se il suolo viene anche alterato, contaminato, non c'è un danno diretto, no? A volte può esserci indirettamente perché le coltivazioni assorbono gli inquinanti, perché, però sta di fatto che è meno impattante, ecco, dell'alterazione dell'aria o dell'acqua. Qua in grassetto l'ultima frase, se volete un po' provocatoria, nel catalogo dei servizi del Sistema Nazionale dei LEPTA, attualmente così com'è in bozza, come l'ho visto io, ancora non c'è il monitoraggio del suolo, no? Cioè non c'è una voce. Noi nel Veneto l'abbiamo inserita, mi pare al 51esimo, in fondo a tutta alla prima parte, perché ARPA Veneto, diciamo, si è dall'inizio della sua costituzione, la regione gli ha dato anche questo mandato. Però anche è importante che il sistema cominci a interrogarsi su questo aspetto del monitoraggio del suolo, perché per i motivi che ho detto finora è necessario comunque esercitare un presidio di qualche tipo. Bisogna tenere presente, dal punto di vista del sistema ambientale e delle agenzie, quindi, che ci sono già alcune normative che prevedono il monitoraggio del suolo. Qua cito ad esempio il recente DM 25 febbraio 2016 relativo all'applicazione della direttiva nitrati, e in particolare dell'articolo, mi pare, 100, quello dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, per capirci, del 152, che all'articolo 42,5 dice esplicitamente: le regioni e le province predispongono un piano di monitoraggio al fine di verificare periodicamente nei suoli agricoli interessati all'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato le concentrazioni di nutrienti, di fosforo, di metalli pesanti e di sali solubili. Quindi, diciamo, già qui ci sarebbero i presupposti per organizzare un'attività di monitoraggio, no, condivisa, nel senso, come metodologia tra le agenzie, e da qui partire per una rete. Ma c'è anche tutto il tema che io qua non affronto, perché se ne è parlato ampiamente questa mattina, dei valori di fondo dei metalli pesanti in particolare, perché dico, se la normativa ha inserito diciamo questa possibilità che sia il valore di fondo CSC, cioè concentrazione soglia di contaminazione, io credo che sia un dovere per l'agenzia conoscere i valori di fondo, perché sono i valori, diventano i valori di riferimento laddove sono superiori ai limiti tabellari. Quindi non ci possiamo nascondere, no, dietro alla limitatezza di risorse. Oddio, finora lo si è fatto perché c'erano tante cose da fare e poi lo si deve fare con i mezzi che si hanno a disposizione. Però è una chiara indicazione anche questa, no, che dovrebbe portare le agenzie a così ad attivare anche questo tipo di iniziative. E poi più recentemente la normativa sulle terre e rocce da scavo ha, mi pare anche questa chiaramente, diciamo, posto l'obbligo a chi volesse gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotto di accertare, no, il rispetto dei limiti che sono gli stessi dei siti contaminati, con riferimento essa stessa ai valori di fondo. Ma non solo, se dovesse, e chi lo sa se succederà, ma se dovesse essere approvato questo bozza di DPR così come l'abbiamo visto, la bozza di DPR prevede che le ARPA predispongano annualmente dei piani di controllo delle terre e rocce da scavo, e quindi chiaramente anche questo potrebbe contribuire, se diciamo organizzato e gestito in un certo modo, potrebbe essere parte di questa rete di monitoraggio del suolo. In ogni caso, qualsiasi attività di monitoraggio sul suolo ci consentirebbe come agenzie di acquisire quelle informazioni, quei dati di riferimento che ci permettono con maggior confidenza di esprimere dei pareri, di fare delle valutazioni. Altra normativa che prevede che ci sia una verifica della qualità dei suoli è quella dell'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, anche se in questo caso la normativa fa obbligo a chi richiede, no, l'autorizzazione per lo spargimento dei fanghi in agricoltura. Però anche qui, ad esempio, per come si è interpretata, come, diciamo, come si è applicata la normativa nel Veneto, ad esempio, è sempre richiesto ad ARPA che, riguardo ai controlli, alle verifiche che vengono fatte sul suolo, si applichi una supervisione intervenendo in contraddittorio con la parte. Quindi
similmente a quant'è per i siti contaminati, anche in questo caso ARPA interviene, esegue l'analisi sul 10% dei campioni prelevati e quindi in questo modo, no, ancora una volta aumenta le informazioni. Certo, questo è più difficile riportarlo all'interno di una rete perché non è una decisione che prende l'agenzia, ma deriva da scelte di privati imprenditori. Però, ripeto, può andare a contribuire a quel quadro conoscitivo. E da ultimo, questa decisione dell'Unione Europea che riguarda le emissioni di carbonio, quindi sostanzialmente nell'ambito della normativa sull'emission trading, quindi anche qua un tema legato ai cambiamenti climatici e al forte ruolo che il suolo può giocare come sequestratore del carbonio, no? Quindi come assorbitore della CO2 che è in atmosfera. Ecco, rispetto a questo, questa decisione prevede all'articolo 3,2 che a partire dal 1 gennaio 2021, quindi siamo in una fase preparativa, gli Stati membri predispongano e mantengano una contabilizzazione annuale che rispecchi tutte le emissioni e gli assorbimenti che risultano dalle attività realizzate sul loro territorio, quindi con capacità, con conoscenza delle quantità di carbonio che il suolo contiene e che può contenere, no? Perché l'obiettivo è di aumentare il carbonio nel suolo per diminuire quello che è in atmosfera. Ecco, ad esempio, su questo fronte so che sono stati coinvolti enti di ricerca, no, nazionali, mentre il sistema delle agenzie su questo fronte non è stato coinvolto. Questo è un ambito, credo, in cui le agenzie non possono essere escluse, perché si tratta di un primario fronte di salvaguardia ambientale e di impegno, no, per il miglioramento dell'ambiente. Quindi credo che in questo ambito sarebbe importante anche qua che si riuscisse ad avere un sistema di conoscenza dei suoli tale da riuscire ad avere anche queste informazioni. E su proposta dell'ARPA Lombardia al Consiglio federale è stata presentata la proposta quindi di attivare un gruppo di lavoro, questo alla seduta del 26 settembre 2016, quindi è una cosa recente, di istituire un gruppo di lavoro che si occupi di predisporre una proposta di progetto nazionale per definire un piano di monitoraggio nazionale del suolo nell'ambito del sistema dell'SNPA a supporto della Commissione Europea nella definizione della direttiva quadro sul suolo. Ecco, quindi la proposta è questa, no? Nell'ambito di tutte le attività che già vengono svolte a livello europeo per il monitoraggio e la conoscenza dei suoli, nella prospettiva che anche una direttiva sulla protezione del suolo potrà prima o poi venire alla luce a livello europeo, in questa direzione il sistema nazionale prepara una sua proposta metodologica su come sarebbe possibile organizzare una rete di monitoraggio del suolo. Questi sono gli obiettivi che si pone questo gruppo di lavoro, quindi definire un piano di monitoraggio del suolo composto di obiettivi, principi, metodologie e struttura della rete a supporto della Commissione Europea nella definizione della direttiva, quindi abbiamo già visto prima, e aspetto importante, valutazione e integrazione degli obiettivi, metodologie del progetto LUCAS. Il progetto LUCAS è un progetto che nasce per fini statistici in ambito comunitario e che nel tempo si è allargato occupandosi anche di rilievi proprio non solo sull'uso del suolo eccetera, ma anche comprendendo attività di campionamento ed analisi dei suoli. Mi risulta ad esempio che nella prossima fase di monitoraggio, dovrebbe essere il 2018, sia previsto anche ad esempio l'aggiunta del parametro dei prelievi per l'analisi del carbonio, proprio nell'ottica che dicevo prima di avere maggiori informazioni su questa particolare problematica. Quindi questo disegno, questo lavoro dovrebbe integrarsi, valutare quello che sta accadendo a livello europeo, prospettare una possibile attività ed intervento da parte del sistema nazionale. Le fasi del progetto quindi semplicemente dovrebbero essere fasi di ricognizione sulle
diciamo, tipologie di problematiche ambientali che coinvolgono suolo, il suolo che abbiamo a livello nazionale, diremo che delle 7 minacce che erano state individuate dalla strategia tematica europea sul suolo non ce ne manca neanche una, logicamente, perché siamo un territorio piuttosto fragile. E quindi una raccolta di esperienze già maturate in Italia da parte delle diverse ARPA, non è solo ARPA Veneto, ma sono ARPA Piemonte, ad esempio, da molti anni che ha una sua rete di monitoraggio del suolo. E quindi un confronto tra le metodologie utilizzate per esperienze locali nel nostro paese, ma anche utilizzate a livello europeo per alla fine proporre, progettare, insomma, questa attività, questa rete di monitoraggio. Torno quindi a livello europeo per ricordare che è proprio la comunicazione della Commissione europea, che risale al 2002, ancora prima che venisse proposta la direttiva quadro sulla protezione del suolo, che dice: sarà necessario assicurare lo sviluppo più completo di una base informativa, una rete di monitoraggio, un sistema di indicatori per stabilire le prevalenti condizioni del suolo e valutare l'impatto delle politiche e delle pratiche. Quindi faccio solo rilevare che sono 15 anni che si sono dette queste cose, che si sono condivise in ambito europeo, e i risultati sono molto molto deludenti da questo punto di vista. E ci viene un po' in soccorso, in aiuto, nella fase così di attivazione di questo gruppo di lavoro, sicuramente ci verrà in aiuto quello che già con l'iniziativa del centro tematico, dei centri tematici nazionali, insomma, chi come me è in ARPA dall'inizio degli anni 2000, si ricorderà che per 6 anni, dal 99 al 2005, sono stati attivi questi gruppi di lavoro, che simili, diciamo, ai gruppi di adesso, con la differenza che c'erano anche dei finanziamenti, quindi delle attività sostenute economicamente. E c'era questo gruppo, tra gli altri c'era il Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati, prima si chiamava Territorio e Suolo, poi è diventato Suolo e Siti Contaminati, e che tra le sue attività ha approfondito anche proprio una prima guida metodologica su come dovrebbe essere una rete di monitoraggio del suolo, facendo riferimento ai lavori che erano in corso a livello europeo proprio per la predisposizione della strategia tematica. Questi documenti, per chi volesse, li trovate ancora sia, mi pare, sul sito dell'ARPA Piemonte, che ha conservato la vecchia repository del CTN, sia anche, mi pare, dal sito di ISPRA, che comunque ha un archivio dedicato anche alla documentazione di questo tipo. Quindi quello che dirò adesso, le ultime diapositive, è quello che già era riportato in quel lavoro fatto dal CTN, che io ritengo comunque condivisibile, che però ha bisogno di alcuni aggiustamenti per dare risposta a quelle esigenze normative che nel frattempo sono sopraggiunte e di cui parlavo prima. Però già, diciamo, questo documento parlava di una rete basata su diversi livelli informativi, no? Delle informazioni di base sui suoli, che spesso sono anche già disponibili. Parlo delle carte pedologiche, da non confondere con le carte geologiche, no? Perché sapete bene che la pedologia studia lo strato attivo, quindi il primo metro e mezzo, mentre la geologia si occupa di questo, ma soprattutto di tutto il resto. Quindi il primo livello informativo dovrebbe riguardare la possibilità per tutte le ARPA, ad esempio, di, non dico appropriarsi perché è un termine brutto, però di fare proprio, ecco, no? Prendere confidenza con queste basi informative per renderle patrimonio conoscitivo necessario e fondamentale per quello che deve essere fatto dopo. E poi le informazioni sull'uso del suolo. Qua, per fortuna, dico, ISPRA da 2 o 3 anni a questa parte sta svolgendo un ottimo ruolo di coordinamento sulle attività di monitoraggio del consumo di suolo all'interno dell'iniziativa Copernicus. Ecco, questo è un livello informativo importante che deve trovare spazio qua dentro, perché il suolo ancora, per fortuna, è per lo più agricolo oppure allo stato naturale, e quindi è importante capire se subentrano delle modifiche all'uso, perché dall'uso dipende poi anche la modificazione delle caratteristiche. E poi una rete di monitoraggio degli inquinanti, questo sicuramente, che
vogliamo chiamarlo attività per definire il valore di fondo, però è chiaro che quando faccio un'attività per definire il valore di fondo, contemporaneamente metto anche in evidenza se ci sono delle anomalie. E quindi diciamo, le due cose non sono disgiunte tra loro. E infine una rete di monitoraggio delle relazioni pressioni-impatti con alcuni siti di riferimento. Qua mi spiego, tra le minacce ad esempio erano state definite l'erosione dei suoli, la biodiversità, no? La perdita di biodiversità. Ecco, queste sono aspetti, caratteristiche del suolo che sono difficili da monitorare, che richiedono delle installazioni e delle competenze particolari, specifiche, che è impensabile diffondere sul territorio, no? In maniera capillare, e per i quali probabilmente ha senso fissare alcuni siti di riferimento in cui concentrare le iniziative. Quindi chiaramente l'obiettivo di questa rete deve essere la conoscenza attuale, ma deve essere il monitoraggio nel tempo, no? Quindi, per cui bisogna sempre tenere a mente queste due attività che vanno parallelamente. Una senza l'altra probabilmente perdono molto di significato, e deve essere una rete che acquisisce le informazioni che sono poi necessarie al legislatore, al decisore politico, al tecnico ambientale, al professionista, a chiunque abbia e debba prendersi cura del suolo. Sì, adesso ho finito. Ecco, rispetto, e poi chiudo, a come impostare la rete di monitoraggio, diciamo che ci sono due, anche banalizzando, no? Due approcci di massima. Il primo è scegliere i punti con criteri di rappresentatività, però per fare questo abbiamo bisogno dell'informazione di base. Oppure scegliere i punti con un criterio meramente statistico. Allora mettiamo giù la griglia, 10 per 10 km, 5 per 5, è un approccio diverso, entrambi portano dei risultati. Dal mio punto di vista, però, questo dovrà essere oggetto, penso, anche del gruppo di lavoro, un approccio di tipo rappresentativo è molto più efficace e ti permette probabilmente anche di intervenire con minori costi, perché vai già in un luogo a raccogliere delle informazioni avendo, tra virgolette, un modello concettuale, per usare una parola tanto cara al mio amico Maurizio, non so se c'è, comunque ne abbiamo parlato più volte, no? Però anche in quel caso c'hai un modello concettuale, cioè tu hai una conoscenza del territorio che ti permette di dire: se vado là probabilmente, no? È probabile o è possibile che io abbia dei riscontri di un certo tipo. E basta, perché poi alla fine noi abbiamo provato ad esempio ad applicare questo criterio al Veneto, e quindi partendo dalla carta dei suoli abbiamo creato delle unità omogenee, e alla fine, ad esempio, esemplificando, abbiamo creato 18 unità rappresentative di combinazioni tra tipi, da grandi tipi di suolo e usi del suolo, che potrebbero essere, su scala nazionale logicamente, non su scala regionale, dei punti di una possibile rete futura. Tenete conto che questo documento del CTN contiene già una possibile suddivisione dei siti tra le regioni, cioè ci si era spinti fino a quel punto prospettando una rete che avesse circa 500 punti distribuiti in tutta Italia, in cui le indagini da fare erano articolate in modo diverso. Quindi vi lascio con questa immagine della zona da cui vengo, che recentemente è stata candidata a patrimonio dell'UNESCO, evidenziandovi insomma che è anche grazie al suolo se ci sono queste meraviglie della natura. Grazie.